ragazza fosse stigmatizzata. Ancora una volta la nostra città dà invece prova di avere una voce più forte del fragore delle armi. Non è un caso che si tenga nella terza città d'Italia il G7 della difesa, o per meglio dire il G7 della guerra, un summit che si iscrive nella cornice del genocidio. Thank you.